Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi dovrò fare una potatura sostanziosa della siepe di Fotigna e entrerò parecchio e poi dovrò girare insomma la terra nel giardino e poi andarlo a seminare. Il giardino sono circa 55 metri quadri, il proprietario lo vuole rifare e quindi insomma adesso vediamo le fasi. Sto entrando di un bel 40 centimetri, ma come vedete dentro, dove non passa proprio luce, è tutta piena di gemme. Quindi vedrete poi che si svilupperà in un modo incredibile. Ogni tanto queste potature vanno fatte perché quando la pianta, diciamo, tende a filare, cioè a crescere, in mezzo rimane troppa ombra e poi morirebbero ste gemme. Invece andandola a sfoltire avanti, in mezzo è piena. Allora, guardate, eccoci la Fotigna. Potatura bella sostanziosa, eh? Queste potature, ragazzi, sono un toccasana per le piante, perché guardate che voglia che ha di buttare. Cioè, è una roba incredibile, anche in mezzo. Pieno. Non sarebbero uscite questi, insomma, questi germogli se avessimo lasciato tutta quella Fotigna davanti. Sono entrato di un bel quasi 50 centimetri. Mentre fuori l'ho lasciata praticamente invariata, così qualche fiore uscirà. Adesso il periodo, sono già quasi tutte in fiore. Ora con la moto zappa devo girare più volte il terreno in modo tale da togliere le zolle, l'erba, tutto il muschio vecchio, e poi fare una bella pulizia per preparare insomma il terreno alla semina. Ora col rastrello si va a pulire bene il terreno, quindi da zolle e sassi. Questa secondo me è la fase più importante quando uno rifà il giardino con la semina. Questo è il risultato dopo la pulizia di tutti i sassi e le zolle, e devo dire che è venuto un bel lavoro, insomma. Una volta fatto ciò vado ad aggiungere la terra per tappeti erbosi e io uso e mi trovo benissimo la terra della Vigorplant. Una volta che ho steso tutta la terra per tutto il giardino si può procedere con la semina. Ok, dopo che ho seminato, col rastrello vado semplicemente a smuovere leggermente la terra, così i semi vanno leggermente sotto e alla fine andrò a passare il rullo. Il rullo quando si semina è fondamentale. Finito di seminare e rullare, è la volta dell'acqua. Ragazzi, mi auguro vi sia piaciuto questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao, buona giornata.